Andrea Giachino, dopo il match fra Cuneo e Fossano, andata degli ottavi di Coppa Italia, è arrivata una sconfitta. Che gara è stata? Una gara in cui hai aperto le marcature, si era insomma incranata bene, poi Fossano è venuto fuori. Sì, allora è stata una gara, lo sapevamo che sarebbe stata una gara del genere, perché loro sicuro non venivano qua a fare una passeggiata, come anche noi. L'avevamo preparata così, avevamo preparato la partita in questo modo, solo che ci hanno sorpreso perché hanno iniziato con una difesa 3 e quindi ci siamo dovuti riorganizzare un attimo all'inizio partita anche col mister e poi a gara in corso sono passati al 30° del primo tempo con una difesa 4, quindi abbiamo dovuto riorganizzarci di nuovo, ma comunque nel complesso è stato un buon primo tempo, penso, e sono anche molto contento di aver trovato la rete, perché avevo avuto un'occasione in precedenza, non l'avevo fatto benissimo e quindi sono contento. Ecco, proprio il doppio cambio che ha effettuato il mister Solari, ecco, forse quello vi ha messo un po' in difficoltà, no? Perché la prima mezz'ora era stata buona, eravate appunto in vantaggio, poi dopo quei cambi forse ci avete messo un po', no? Per ritrovare le misure, anche se poi insomma nel finale siete di nuovo usciti un po' fuori, no? Sì, no, era proprio questione di organizzazione più che altro, riprendere le posizioni, le marcature e riorganizzarci come squadra. Comunque non penso che siamo andati in difficoltà nel primo tempo, ce la siamo giocata a viso aperto. E invece inizio secondo tempo potevamo approcciare meglio la partita, io per primo. Magari abbiamo tenuto un po' il freno a mano tirato e loro ci hanno punito alle prime occasioni che hanno avuto. Fra due settimane la gara di ritorno, ci sarà tempo per pensarci perché adesso c'è di nuovo il campionato, qui arriva il Cavour domenica, partita chiaramente da vincere come tutte, però il Cavour è una squadra sempre rognosa, l'ha dimostrato anche domenica contro il Centallo. Assolutamente sì, è una squadra che dobbiamo prendere assolutamente in considerazione, non sottovalutare assolutamente, ma noi non sottovalutiamo mai gli avversari, noi entriamo in campo sempre con la mentalità che quella partita è da approcciare sempre in quel modo e sempre nella maniera vincente, noi pensiamo sempre a vincere e sicuro non è chi ci abbiamo di fianco o contro che ci impedisce di fare quella prestazione, noi pensiamo solo a fare bene per noi stessi e andare avanti.